Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, giovedì 27 febbraio 2014. Iniziamo subito con l'Unione Sarda che titola "Post-alluvione con beffa, spartiti i soldi mai stanziati, via il decreto Salva Roma con il fondo per i prestiti alle famiglie". L'editoriale, a firma di Beniamino Moro, "Ridurre il debito e ripartire, è giunta l'ora della patrimoniale". Economia, la Sardegna incentivi per l'energia pulita, Vaticano, la svolta dei papi, anche Ratzinger parla con i giornali. Carnevale, l'isola in festa da Cagliari alla Barbagia. A Cagliari manette il rapitore seriale e poi a Capoterra insulti razzisti al calciatore di colore. L'ultimo nodo di Letta, alla riscossione delle accise nell'isola, Stato, Regione, la guerra dei 10 anni, le leggi impugnate da Roma sono 41. Toto Giunta, Uras, Dissel, nomi di valore, non di potere, a Quartucci invece il risarcimento nelle tasche dell'avvocato. Proseguiamo con la Nuova Sardegna, espulsi i dissidenti, 5 stelle spaccati, altri pronti a lasciare, i parlamentari grillini sardi divisi, ma una scissione non è possibile. Alluvionati, uno stop dal governo, ritirato il decreto che destinava 90 milioni di euro alla Sardegna per prestiti alle famiglie e imprese. Boschi, lo ripresenteremo venerdì, il pasticcio degli aiuti all'isola insieme al Salva Roma. L'omicidio di Gavoi, mio figlio è stato incastrato, delitto d'odore, parla la madre di Contu, condannato a 16 anni, paga per altri. Andiamo avanti, proseguiamo con il Corriere della Sera, il movimento di Grillo nel caos. Espulsi 4 dissidenti al Senato, in 10-15 potrebbero lasciare, il voto sulla rete, il leader, in meno ma più forti, esordio del Premier con il progetto Scuola. Damasco, il potere di Assad attraverso la distribuzione del cibo, in fila per mangiare, la fame come arma. La foto notizia, appunto, che ci riporta a Damasco. In Ucraina il rischio di un'escalation, Putin avverte Kiev muovendo le truppe, l'irritazione USA. Andiamo avanti con la Repubblica, cacciati i dissidenti, il Movimento 5 Stelle nel caos, minaccia di scissione dopo il verdetto del web, i ribelli, peggio dei fascisti. Una lunga assemblea tra pianti e insulti, una decina di parlamentari pronti a lasciare il movimento. Grillo, meglio pochi ma compatti. Renzi, possibile tagliare l'IRAP del 30%, l'esordio del Premier a Treviso, l'ironia di D'Alema, se avessi incontrato Verdini non mi avrebbero accusato di inciuccio. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.